Salve amici di Siamo di Fuori, sono sempre io Maurizio Smesso, questa volta in collegamento diretto da Trambileno, una località sperduta dove ci sono arrivate tantissime segnalazioni e sembra proprio che la notte trascorsa sia stata avvistata una navicella che praticamente è entrata all'ingresso di questa casetta, anche un po' messa, vuol dire, non tanto bene. Si può vedere l'inquadratura, vedete, da quella fessura è stata praticamente sfondata la parete e gli UFO sono entrati. Questo è quello che ci sono, che abbiamo rilevato, che abbiamo saputo dalle dichiarazioni degli abitanti del posto. Ma andiamo a vedere, ecco, che appunto da queste testimonianze degli abitanti del posto siamo riusciti anche a contattare qui con noi oggi niente poco di meno che il professore Brillantieri. Buonasera a tutti. Buonasera, il professor Brillantieri, scusi, che ricordiamo è un esperto di ufologia, è venuto direttamente da noi, praticamente atterrato proprio ora con il suo elicottero privato. Ricordiamo, siamo confinanti con l'Austria. Ecco, secondo lei questo fenomeno come da considerarsi? Veritiero, non veritiero? Ma dalla prima analisi che ho potuto fare qui sul posto si può evincere che effettivamente sembra ci sia stata la presenza di una navicella la scorsa notte, che addirittura, si vedete bene le immagini della casa, si possono anche vedere i segni che ha lasciato la navicella. Ecco, e questo è un fenomeno che spesso si ripete in molte zone d'Italia, ma qui sembra che appunto sia la prima volta. Sì, pare che sia la prima volta. Abbiamo intervistato ripetutamente gli abitanti della zona e finora ci hanno confermato che non sono mai stati fatti avvistamenti di questo genere. Ecco, ecco, lei professore, se è disponibile io farei vedere ai nostri telespettatori, andiamo a vederle da vicino se ce le può, come dire, interpretare. Ecco, siamo qui appunto con il professore, abbiamo trovato qualcosa di veramente incredibile. Sì, abbiamo trovato dei zeroglifici lasciati qui, penso, si presume, da questi marziani, e stiamo cercando di interpretarli, anche se al momento ci risulta molto difficile, ecco, perché è la prima volta che vediamo dei disegni fatti in questa maniera. Ecco, vediamo, sì, prego, prego, professore, lei continui pure. E stiamo contattando i migliori studiosi zeroglifici per capire cosa possano significare e dare un senso a questo messaggio che pare ci abbiano lasciato i marziani. Quindi è un avvenimento, oserei di dire, molto molto importante questo. Pare che siamo davanti a una vera e propria dimostrazione che non siamo soli nell'universo. Ecco, secondo lei è pericoloso stare qui o non si rischia niente? Perché vedo anche forse delle strani, non so, ci dica lei professore. Questi pare che potrebbero sembrare a prima vista così degli escrementi di questi alieni. Probabilmente hanno usato questa zona come base di appoggio per lustrare la zona. Qui vicino scorre anche un torrente, si sono probabilmente abbeverati e poi abbiamo perso ogni traccia, ecco, non sappiamo che fine abbiano fatto. Però, mi scusi, sa bene che non conosciamo l'entità di questi marziani. Possono venire in pace, ma possono anche non venire in pace. Ecco, io professore le dico e concluderei, forse lei è anche un po' abituato a questi ambienti, a questi luoghi, comunque un po' di timore, un po' di energia un po' strana, io la sento. Ecco, io ringrazierei il professore, gli amici di SiamoDiFuori.it, da Maurizio Smesso e dal professore. Grazie a voi, buona serata a tutti. E da questo nuovo servizio, sempre da SiamoDiFuori.it, per le ultime novità di ufologia, per il momento è tutto. Salutiamo gli amici di Siamo di Fuori e via 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 via, c'è qualcosa, via via, c'è stato qualcosa, via via.